Ecco fatto. Ecco fatto. Fatto. Ecco fatto. Ecco fatto. Ecco fatto. Ecco fatto. Unlock your full potential at Crack Addicts. Giro anche la testa verso di qua, qua giri molto meglio, lo vedi? Qui abbiamo qualche... giriamo comunque tutto ma un pochino con leggera difficoltà in più. Benissimo. Va benissimo. Prendi le braccia. Tieni aperte le dita. Aperte. Tieni forte, forte, forte. Benissimo. Chiudi le dita. Tieni forte, forte, forte. Spingi in basso. In alto. Spingi in alto, benissimo, di lato, ok, giù la testa, spingi in basso, un attimo, mettiti a pancia in giù per favore. Allora, ti chiedo di posizionare, guarda, le tue mani sotto la pancia, tutte e due, benissimo, rilassa completamente i gomiti, solleva le spalle, lasciale giù e riposale, benissimo, questo aiuterà a rilassare molto i muscoli qui, ok? Un bel respirone, butta l'aria tutta tutta tutta, eccola là, morbida, buona, morbida, ecco fatto. Ok, rimani in questa posizione per piacere ancora. Rilasso il gomito, bravissimo.
leviamo uno, solleviamo due, molto bene. Ti faccio venire sul fianco verso di me per piacere. Posizioniamo le gambe in questo modo. Tieniti bene il braccio, guarda, così, così. Rilassati completamente. Allora, con la spalla spingi in avanti, esatto, ora spingi anche indietro con il bacino, esatto, 1, 2, lascia tutto morbido, morbida, ecco fatto. Dall'altro lato per piacere. Mantieni uno, mantieni due, questo lo teniamo qui, ti giro io. Manteniamo bene il braccio qui. E di nuovo, con la spalla spingi in avanti, col bacino indietro, vai, esatto, 1, 2, morbida, ecco fatto, precisa precisa, pancia in su, braccia, 1 e 2, mantieni bene le braccia così, fai un respiro, butta l'aria, ecco fatto, mantieni le braccia adesso, guarda, così. Solleva un attimo la testa per piacere. Molto bene. Prendiamo un po' i capelli. Fai un respirone. Rilassa il collo. Butta l'aria. Rilassa, rilassa. Ecco fatto. Tutto libero. Piega. Piega. Perfetto. Vieni pure seduta per piacere. Aiuto. Rimani in questa posizione. Così. Guarda con gli occhi. In alto a destra, ora in basso a sinistra. Eccola là. Rimani così, dall'altro lato, morbida, guarda con gli occhi in alto, esatto, ora in basso, eccolo là, bravissima, ottimo, rimani così un secondo, abbiamo quasi fatto, ora sei già tutta libera libera, posiziona le mani così, fai un respirone, respira, butta, respira, butta, eccola là, l'altro lato, l'ultima volta, respira, butta, respira, butta, ecco fatto, molto bene, vieni pure in piedi, benissimo, girati verso di là, giri super bene, vedi? Il nostro adattamento è assolutamente finito. Grazie per aver scelto il mio studio e ci vediamo alla prossima visita. Grazie mille. Buongiorno a tutti, siamo oggi qui con Sharon, che è una proprietaria di una bellissima scuola di danza e una grande ballerina. Allora, Sharon, ho saputo che tu hai qualche dolorino nella parte lombare bassa, esatto, giusto? Sì. Ma questo dolorino è proprio a fascia, giusto? Sì. Esatto, quindi non scende sulle gambe, non hai sciatiche, ok? Allora, quando avvengono queste cose, solitamente ci sono dei muscoli abbastanza più posturali, no? Magari che in sovraccarico a causa, magari immagino, delle scarpette che devi usare, delle cose, possono creare qualche piccola contrattura. Questi muscoli solitamente sono proprio i muscoli multifidi che vorrei farti vedere sull'anatomia. Sì. Sul tappetino, benissimo. E ti chiedo per favore di andare giù piano piano, dicendomi quando hai dolore, se hai dolore ovviamente. Ok. Adesso sì, sento dolore. Ok, quindi già nella parte finale, appena, appunto, quindi, quando andiamo, esatto, a, diciamo, mettere in gioco la parte bassa della lombare, entra subito in gioco il dolore, giustamente perché si tirano questi muscoletti, sì, che saranno un po' contratti. Lo potremmo usare, ecco, come un lavoro da farti, cioè dopo il lavoro
come un test per valutare la funzionalità del trattamento, sì, che è il risultato del trattamento. Ti chiedo per piacere, guarda, di darmi le braccia, spingi verso il tetto, forte forte, ok? Mi rimani su un piede per favore, spingi per favore, e già cediamo, ok? Questa è una cosa molto importante, però un attimo prima di spiegartelo ti faccio stare sull'altro piede, spingi e anche qui cede. Questo è un problema sicuramente importante, ascendente, quindi che viene o dalle ginocchia o dai piedi. Una ballerina è molto lassa, solitamente a livello legamentoso, e spesso è facile anche prendere magari piccole distorsioni, anche ricorrenti, è giusto? Esatto, io ad esempio lussato la spalla. Dammi le braccia, fai uno squat e mantieniti giù, ok? Hai dolore? Spingi in alto le braccia e subito cedi, ok? Non ce la fai. Questo è importante, subito dopo sarai tutta perfettamente in linea e forte, ok? Ti grazie. Faccio andare girata dall'altro lato, siediti al solito per piacere in questo spazio, controlliamo se ci sono delle problematiche dal punto di vista, diciamo, nervoso, ok? Dei cedimenti che partono dalla tua schiena, dalla lombare, ok? Mantieni il piede fermo così. Spingi solo il piede all'interno, resiste alla mia forza. Qui è forte, spingi all'esterno, qui è forte, alluce in alto, bene, spingi verso di me, bene, mantieni la gamba qui, resiste alla mia forza, solleva la gamba, spingi in alto, bene, piede all'interno, bene, all'esterno, bene, alluce in alto, bene, tutta la gamba verso di me, mantieni la gamba così, resisti. Solleva, spingi in alto e mi sa che a livello, diciamo, di schiena, dal punto di vista neurologico, non ci sono problemi. Mettiti comoda, pancia giù, in giù, perfetto. Le braccia le puoi mettere nei poggiabraccia qua davanti, va bene? Ok, perfetto. La prima cosa che voglio controllare è il bacino, perché sicuramente c'entra con la problematica, ovviamente, della quale stai soffrendo. Ti sistemo meglio la cervicale, eh? Ok. Sei comoda così? Benissimo. Perfetto. Allora, andiamo a vedere se ci sono delle piccole dismetrie. E nella parte, vedi, sinistra, ok? C'è una vera, insomma, dismetria di interesse, ok? E andiamo a fare dei piccoli test per valutare la categoria pelvica. Ti chiedo di portare le gambe, scusa, le braccia dietro a preghiera, ok? Mettile proprio a preghiera, così, mettile al centro, ok? Così, spingi per piacere questa gamba in alto, ok? Vediamo che è forte, adesso spostiamo le mani da questa parte, spingi e sarà, immagino, appunto forte. Se lo mettiamo dall'altro lato, spingi in alto, è debole, ok? Perché? Perché c'è, si dice, una prima categoria pelvica sinistra, quindi una torsione del bacino che troveremo anche sulla parte occipitale. Andiamo a posizionare i nostri cunei in questo modo qui, 1, 2. Faccio vedere questo bellissimo e rivoluzionario macchinario che ha la meravigliosa caratteristica di potersi deformare, tra virgolette, a seconda della zona da trattare. È una cosa veramente rivoluzionaria. La luce infrarossi è, come ricordo a tutti, una luce non polarizzata, quindi non bruciante, non come un laser o l'altro, quindi è semplicemente una luce che va in profondità, crea quella sensazione di calore, quindi va proprio a toccare la parte cellulare in modo molto naturale, in modo molto utile per la risoluzione dei problemi. Il Flex Beam è fantastico perché può essere utilizzato fino a 3 livelli di profondità. Adesso, per esempio, per arrivare meglio sulla parte muscolare, andremo nella seconda, ok? Ok. Seconda fase. È totalmente indolore, giusto? Totalmente, qui non sentirai mai dolore se non la normale pressione muscolare. Okay. Bellissima la luce che si vede, vedi che si può regolare da solo, se desidero posso anche legarlo, ma in questo caso non serve, ok? E lo teniamo per qualche istante, aiuterà tantissimo nella risoluzione del problema. Detto ciò, comincerò a lavorare altre zone.
ricordo a tutti l'importanza della biomeccanica, ok? Quindi quando noi abbiamo una problematica nella componente lombare è assolutamente importantissimo che andiamo a trattare la cervicale. Perché? Perché in quanto altra lordosi permette di mantenere e automantenere a volte, come le sue sorelline nella lombare, le problematiche che si creano in altre zone. Quindi quando si trattano delle lordosi vanno trattate tutte. A volte, secondo la legge delle vertebre Lovett Brother, che vuol dire letteralmente vertebre fratello e sorella, noi dobbiamo anche andare a valutare i blocchi vertebrali nella componente opposta. Quindi dei blocchi effettivi che troviamo nella componente lombare li troveremo nelle vertebre associate in cervicale. Abbiamo notato che c'è una torsione del bacino, andrò a valutare la presenza esatto a sinistra, vedi, della torsione anche a livello occipitale, anche nelle cifosi, appunto, che sono appunto per esempio sacrale, dorsale e chiaramente la parte occipitale, lavorano insieme come potete vedere. Quindi andiamo prima a lavorare per quanto riguarda questa cifosi, questa posizione errata occipitale. Allora Sharon, sentirai un piccolissimo click, totalmente indolore, totalmente sicuro, quindi nessun tipo di problema. 1, 2, fatto. Proprio molto semplice. Andiamo a controllare, questa è una tecnica particolare, probabilmente lo troveremo anche dal lato opposto. Esatto, è un, in questo caso possiamo dire secondo grado di disfunzionalità. Andiamo a correggere anche il lato opposto, eccola là, sentito proprio un bel clock, e adesso è perfettamente in linea. Poteva volendo esserci un terzo grado, il terzo grado in questo caso l'avremmo semplicemente dovuto ricorreggere il lato, in questo caso sinistro. Valutato che effettivamente con i cunei tutto è perfettamente in linea, ma ovviamente deve essere in linea anche senza i cunei, quindi appena li toglieremo andremo a valutare se è così. Qua fa male, vero Sharon? Un pochino, vero? E qui hai male? Di più, molto di più, ok? E ora ti faccio vedere una cosa, vediamo se ho ragione. Con questa mano, per favore, potresti toccare questa? Sì, questa vertebra, dove ho io il dito, guarda. Così, va bene? Ok. Mi dici se per caso un pochino diminuisce qua sul piede? Sì, fa sempre male ma di meno, vero? Esatto. Puoi toccare dal lato opposto? Guarda, ti faccio vedere. No, non ti faccio usare quella che l'hai lussata. Ok. Tocca semplicemente qua. Diminuisce ancora il dolore? Sì. Tantissimo, sì. Vero? Anche se premo di più? Sì, sì. Esatto. Questo mi indica che chiaramente dobbiamo sbloccare la componente, diciamo, cervicale. Manteniamo il flex beam in questa direzione e nel frattempo ci occupiamo del resto della lombare. Andiamo a lavorare intanto la muscolatura. Sì, assolutamente, da tutti e due i lati. Totalmente indolore, vero Sharon? Sì, sì.
anche se sembra. Anche perché io ho una. Una soglia. Esatto. Una soglia del dolore eccezionale, giusto? Gli ultimi secondi. Prepariamo per la manipolazione con la nostra soft tissue. L'area è già preparata in parte dal nostro flex beam che ha preparato insomma il sistema, no? Fai un bel respiro per piacere Sharon, butta l'aria, butta, sentirà un piccolo click. Brava, rilassati. Ecco fatto, hai visto? Che paura! La prima volta poi è sempre la più bella. Fa paura, ma è sempre la più bella. Poi passano le paure. Ecco fatto. Molto bene. Come potete vedere, si mantiene perfettamente in linea il bacino. Ti faccio vedere, rimetti per favore le due mani a preghiera dal lato sinistro dove cedeva, spingi in alto e non cede più, ok? Questo è molto importante perché già è proprio in gran parte la risoluzione del tuo problema principale. Mettiti sul fianco verso di me. Perfetto. Ora ci penso io. Fletti questa gamba, questa la lasci invece in questa direzione. Mi dai per favore questa mano qui, la tieni, non mi aiutare, ti girerò un po'. Ok, andiamo a correggerci questa vertebra che si sente che fa male, vedi? Morbida. Ecco fatto. Dall'altro lato, per piacere, Sharon. Fletti questa, estendi questa, mettiti in questa posizione. Questa è la DM. Non mi aiutare, grazie. Morbida. Morbida. Ecco fatto. Pancia in su, per piacere. Ci correggiamo l'ultima. La sua sorellina. Che sta qui. Ti chiederò cortesemente di guardare la porta con gli occhi. Ora guarda me. Ecco fatto. Visto? Che paura. Guarda la porta, il giardinetto, per favore. Guarda me. Ecco fatto, hai visto? Niente di trascendentale. Avanti. Andiamo a correggere questi, o meglio, andiamo prima a vedere quale problema c'era effettivamente negli arti inferiori che non funzionavano bene. Allora, controllerò qui che sembra andare ormai tutto bene. Vado a stressare una caviglia e ricontrollo. E già qua vedi subito che si crea un disagio di questa caviglia, ovviamente ha qualche cosa da sistemare. Ora in 2 secondi ritorna tutto dritto, era solo un test. Vado a stressare la destra e anche questa, proprio le due caviglie sono da sistemare. Allora flettiamo bene. No, non è vero, però esatto, bisogna sbloccare. Morbida. Ecco. Permettimi, fletti il ginocchio, morbida, eccola là, morbida, rilassati per favore, ok, vedete la ballerina, no? I piedi che tendono sempre ad andare verso il basso, per la posizione proprio sportiva, infatti è molto difficile portare le caviglie in flessione dorsale, sono proprio automaticamente sempre, come se fosse sempre sulle punte, no? E questo chiaramente è un problema per il corpo. Manteniamo un attimo qui, ristresso la caviglia e rimane dritta, ristresso la caviglia e rimane dritta, questo è importante. Stresso un attimo il ginocchio e qua c'è un problema, ok? Da questo lato no, ma è sicuramente allora il compenso del perone, e infatti è così. Perone sinistro, tibia a destra.
Andiamo a fare una tecnica, perché c'ha la tibia un po' lateralizzata, si chiama proprio quantum neurology. Andiamo a mettere una stimolazione molto veloce, molto semplice. In 2 secondi andiamo a correggere. 1, 2, 3, 4 e 5. E in questo caso fletti solo 6. Perfetto, sembra limitativo ma è incredibilmente potente questa tecnica. Allora andiamo a ricontrollare, ovviamente perfetto, vado a ristressare perone di qua e qui rimane dritto e anche qui la tibia rimane dritta. Mettiti davanti a me, mi dai di nuovo le braccia, intanto ti chiedo, rimani su una gamba, spingi in alto, non cede, dall'altra spingi in alto, non cede e siamo a 1. Poi toccati i piedi e dimmi se hai ancora dolore alla fine. No. Perfetto, ritorna su, ti chiedo per piacere, guarda, di rifare, ti ricordi lo squat? Sì. Vai, spingi in alto, non cedi, quindi direi che abbiamo risolto tutto quello che c'era da risolvere. Grazie tantissimo. Grazie a te, grazie per aver scelto il mio studio e sei sempre la benvenuta. A presto.